E quando ieri il ministro Boschi ha dichiarato la volontà di accettare la proposta che era stata fatta di tornare in commissione per ascoltare le questioni rilevanti che volevamo porre e per dichiarare eventualmente l'intenzione di aderire a qualche cambiamento, noi siamo tornati in aula. Un giornale come Il Fatto Quotidiano questo atteggiamento lo chiama calarsi le braghe. Per questo io esprimo simpatia nei confronti di Daniele Farina, che avrà da scrivere una nuova paginetta sul falso quotidiano del suo bel libro. Questa soglia di sbarramento al 5% è solo un'ipotesi, però una soglia unica secondo le alleanze che non, lei cosa ne pensa? Io penso che intanto è utile immaginare una soglia unica per i partiti piccoli, sia all'interno che all'esterno delle coalizioni. Non è comprensibile la diversificazione delle soglie. Può dare un numero concreto? Qual è la soglia di sbarramento che lei vorrebbe? Non do i numeri, come si sa.